sempre detto che Milano non è come Gotham City, che non c'è un'emergenza sicurezza. Poi però compare in un videoclip dove Milano viene raffigurata, ma è questa, viene raffigurata attimo, come Gotham City, e questa è la vera immagine della città. I Club Dog si uniscono dopo 10 anni. Sì, ma sì, ho capito, ma allora mi faccia una domanda seria, mi faccia una domanda seria e io le rispondo. Mi faccia una domanda, prego. Allora, ha visto che ci sono stati più e più denunce, certo, sui social di, certo, l'ultimo, quello di Eleonor Casalegno, giusto, che ha fatto proprio rivolgendosi a lei, dice che Milano è invivibile, è stata aggredita in pieno giorno in centro città. Qualche giorno prima una ragazza ha descritto più o meno una cosa simile, e ci sono state 3 ragazze in zona Gaia Aulenti che sono state addirittura salvate da un tassista. Quindi c'è un'emergenza sicurezza a Milano o no? C'è effettivamente un problema di sicurezza? Guardi, il problema non è i titoli, la definizione emergenza o non emergenza. Io continuo a dire, per vostra buona pace, che su questa cosa stiamo lavorando, che io sono consapevole, che stiamo aumentando i vigili quanto mai sono stati aumentati a Milano. Mi chiedo perché non rivolgete la stessa domanda al ministro Piantedosi, al prefetto, al questore, perché la sicurezza dipende al 20% dal sindaco. Ho preso Franco Gabrielli con me. Dopodiché, se politicamente a voi di Mediaset faccia comodo attaccare il sindaco, allora fatelo. Io lavoro con grandissima serenità perché ho la coscienza a posto, sono consapevole del tema, sto lavorando, sto facendo delle cose in quella direzione, per cui vi invito solamente ad andare a intervistare quelli della vostra parte politica e chiedere garbatamente, come state facendo con me, cosa ne pensano. Io so quello che sto facendo. Dopodiché il governo sta mettendo le stesse forze in campo? Vediamo. Sta sentendo la stessa intensità del problema? Vediamo. Il vostro è puramente un attacco politico. Per cui io me ne sono fatto ampiamente ragione, so che da qua alla fine il mio mandato sarà così e risponderò col lavoro. Tutto qui. Sì, poi prego. Però ci sono i casi concreti di queste ragazze che denunciano le cose. Certo. Come in tutte le città del mondo io ci sto lavorando, cosa vuole che le dica? No, questo lei punto. Dice che non c'è un'emergenza. No, guardi, ho capito, il tema è. Ma come per poi intervenire? Se le dico che stiamo assumendo vigili da tempo, però lei deve fare anche un minimo di sforzo per capire le mie parole, io cerco di capire le sue. Il vostro di Mediaset è puramente un attacco politico. Punto. Prego. Senta, sindaco, oggi c'è una riunione che potrebbe essere decisiva sul BOV di Milano Cortina, ma ieri Zai ha usato delle parole piuttosto pesanti. Vada a Sesto San Giovanni a chiedere perché è quello che sta succedendo. È un sindaco leghista, vada un po' a chiedere a Sesto San Giovanni. Voi fate solo politica. E mi spiace, ma voi appendete il cappello dove i vostri danti causa vi chiedono. Fate solo politica, però la politica dobbiamo farla noi. Fate informazione, per cortesia. Ecco, dicevo, oggi potrebbe esserci questa riunione sul Boba. Non lo sa, vero? Non lo sa. Sa solo di Milano, brava.